Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo spazio di Librare Time che noi oggi vogliamo dedicare davvero alla cultura, ad una cultura che spesso è poco conosciuta, una cultura che in questo momento è all'interno di palazzi, di strutture che nel nostro territorio bresciano non sono magari nemmeno conosciute tanto dai bresciani. Quindi vogliamo portarvi in questo viaggio e chi poteva aiutarci meglio ad entrare nel vivo, a conoscere davvero come stanno le cose, mettiamola così, se non Davide Dotti, curatore della mostra, anzi delle mostre, Donna nell'arte e Sacro femminile. Poi vi faremo vedere veramente questi cataloghi perché sono strepitosi. Noi solitamente a Librare Time invitiamo quello che può essere un autore a chiacchierare del suo libro. In questo caso abbiamo scelto di puntare alla presentazione dei cataloghi. Ma perché? Perché molto spesso c'è un po' di confusione su questi cataloghi. Si pensa che siano un accessorio alla mostra. In realtà la preparazione di questi cataloghi, tra poco ce lo spiegherà bene Davide, comporta un lavoro pazzesco dove vengono fatte delle vere e proprie schede che aiutano il visitatore ad entrare a conoscere davvero queste opere. Allora, buongiorno Davide, io ho Buongiorno a te, chiacchierato Marina. anche fin troppo, direi. Facciamo questo passo indietro. Come nasce un catalogo legato appunto ad una mostra e a cosa serve un catalogo? Certo. E un catalogo nasce nel momento stesso in cui viene al curatore l'idea della mostra, perché le mostre sono passeggere, hanno una data di inizio e hanno una data di fine. I cataloghi invece sono eterni, perpetui. Quindi un curatore, una volta che ha scelto le opere da esporre, chiama gli studiosi, i massimi esperti dei vari artisti presenti nella mostra e chiede di stendere delle schede scientifiche, cioè degli approfondimenti di natura storico-critica che vanno ad inquadrare l'iconografia dell'opera, la cronologia, l'attribuzione, i confronti con opere similari dello stesso autore e di scrivere delle schede. In genere parliamo di 6.000-7.000 battute e spazi inclusi, perché l'approfondimento storico artistico che va a confluire nel catalogo cartaceo chiaramente è ciò che serve al pubblico per approfondire la lettura di ogni singola opera esposta in mostra. I cataloghi, a seconda delle opere esposte, possono avere 200, 300, 88 pagine, per esempio quello del Sacro al femminile, e sono lo strumento fondamentale per chi vuole approfondire appunto le opere esposte in mostra. Io dico anche, ho avuto la grande opportunità di incontrarti all'inaugurazione della mostra che, allora, Sacro Femminile è all'interno del Museo Diocesano di Brescia. E tra l'altro dobbiamo precisare subito una cosa importantissima. Tutti coloro che accederanno alla mostra Donne nell'Arte avranno con lo stesso biglietto la possibilità di entrare gratuitamente al Museo Diocesano, ma attenzione non solo a vedere la mostra, quindi l'esposizione di Sacro al femminile, ma l'intero museo, quindi un'opportunità grandissima e Certo. che io sposo appieno perché davvero, ripeto, molte persone non sono nemmeno mai entrate, nemmeno mai a vedere il chiostro di questo bellissimo, bellissimo palazzo e ne vale davvero la pena. Io dicevo, ho avuto la grande opportunità di essere alla presentazione della mostra e di avere te come cicerone. Quindi ci hai raccontato delle cose pazzesche, degli aneddoti bellissimi e il catalogo, per chi non avrà l'opportunità di avere te come guida, sarà anche un vero e proprio strumento per muoversi all'interno di questi percorsi, è corretto? Certo, anzi, addirittura io personalmente compro in genere i cataloghi prima di andare a vedere le mostre, me li studio, me li leggo un attimo e poi vado a vedermi davvero le opere d'arte. Perché c'è da dire una cosa, l'audioguida sicuramente nelle mostre è uno strumento utile, ma è una lettura chiaramente superficiale, perché innanzitutto, parlo della mostra Donne nell'Arte, affronta 25 quadri sui 90 esposti e poi chiaramente ha un approfondimento leggero. Invece è proprio il catalogo cartaceo, il catalogo scientifico, così viene chiamato delle mostre d'arte, il vero strumento per gli appassionati, ma anche per i semplici curiosi che vogliono appunto scoprire anche degli aneddoti, delle curiosità che si celano dietro le opere d'arte. La cosa strepitosa è che io ho scoperto che in realtà non ci sono solo opere d'arte, ma anche delle bellissime cornici, ma non solo esteticamente bellissime, ma che racchiudono delle storie veramente interessanti e che si abbinano talmente bene a quella che è l'opera che ci fanno comprendere ancora meglio chi le ha dipinte, chi le ha portate lì.
il motivo per certo. cui sono arrivate da fare un determinato percorso. Ti faccio due esempi, Marina. Nella mostra delle donne dell'arte, nella seconda sala dedicata alla mitologia, è presente un dipinto importantissimo del Rinascimento emiliano, questa Venere di Luca Longhi, che ha ancora la sua cornice originale intagliata dorata. In alto, a sinistra e a destra, abbiamo notato che ci sono due pezzettini di ottone con dentro delle carrucoline. Che cosa sono? Sono dei dettagli rarissimi e sono i reggi cortina, perché questi quadri, quindi con la Venere nuda, in epoca controriformistica, siamo nel secondo 500, erano, per l'amor di Dio, super peccaminosi, quindi i collezionisti li tenevano coperti e aprivano questa tendina solo quando erano o da soli o con l'amico di merenda, diciamo così, per vedere appunto la bellezza del nudo femminile. Nella mostra invece del diocesano, di appunto sacro femminile, la nostra attenzione è caduta su un Luca Mombello straordinario, che è questo, l'Immacolata e Dio Padre, che ha ancora, come diverse opere di Mombello, la sua cornice originale. Ma la particolarità qual è? Che questa cornice fu intagliata e dorata dallo stesso pittore, che era non solo appunto un artista della pittura, ma era anche un abilissimo intagliatore. È rarissimo trovare dipinti antichi che hanno 400-500 anni ancora con le cornici originali. Per darti un'idea, parliamo di uno su mille circa, e questo appunto conservato nella Musei Civici Bresciani, nei depositi, e che ho chiesto in prestito per la mostra del Museo Diocesano, è uno straordinario esempio di come il pittore studiasse anche le sue cornici. È come una bella donna che deve essere vestita con un abito meraviglioso per dare il massimo di sé. Ecco, questo per dare l'idea di come il rapporto cornice e dipinto sia importantissimo. Tu hai parlato adesso di opere che hai reperito, che sono arrivate da collezioni private, che sono arrivate, grazie, da diverse parti. Io so che a causa della pandemia, questa maledetta pandemia, queste 90 opere hanno avuto un viaggio un po' diverso. Nel senso, hanno avuto un primo viaggio, esatto. Tutto era pronto e tutto è stato bloccato. Quindi sono tornate ai loro destinatari, dopodiché nel momento in cui sono ritornate avete aperto e c'è stato un boom di richieste perché tutti volevano vedere questa mostra. Sì. Cosa è successo? È successo che appunto, come hai detto tu, la maledetta pandemia, esattamente l'8 di marzo 2020, guardate la coincidenza astrale in negativo, cioè mostra dedicata alle donne, l'8 di marzo, fatidico, in cui appunto il Presidente del Consiglio dell'epoca si affacciò su tutte le televisioni e reti unificate a dire da domani è chiusa l'Italia, e noi dopo 5 settimane abbiamo chiuso la mostra Donne nell'Arte, doveva andare avanti per 20 settimane fino al 12 giugno. Quindi io ho deciso di rimandare ai legittimi proprietari sparsi in tutta Italia e Europa questi 90 quadri con una promessa: guardate che tra X mesi, X anni, non sapremo quanto durerà questa pandemia, ve li richiederemo, perché questa mostra aveva delle prenotazioni pazzesche, perché il tema appunto della donna era un tema, ed è tutt'oggi per fortuna un tema molto forte, al centro dell'attenzione mediatica, sociale, oltre ad essere stato affrontato in pittura dai più grandi artisti di tutti i tempi. Quindi il 22 di gennaio di quest'anno l'abbiamo riallestita, e con mia grandissima gioia abbiamo fin dall'inizio, molto timorosi devo dire, perché in dicembre ci ricordiamo tutti l'impennata pazzesca dei contagi che c'è stata, e con mia grandissima gioia fin dal primo weekend abbiamo avuto tantissima gente, e settimana per settimana questi numeri continuano ad aumentare. Questo è un bellissimo segnale, perché la gente ha una grandissima voglia di tornare a tuffarsi nel mondo della bellezza, dell'arte e della cultura. Quindi fino a quando avremo la possibilità di vedere queste mostre? Le mostre sono entrambe aperte fino al 12 giugno del 2022, la mostra Donne nell'Arte è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 17, sabato e domenica dalle 10 alle 20. La mostra del Museo Diocesano, confesso, non mi ricordo gli orari, però forse non li importa, puoi recuperare. Sul sito www.amicimartinengo.it possono trovare tutte le indicazioni, esatto, per poter sia accedere in sicurezza, perché certamente siete molto attenti a tutto, e andare a vedere come potersi prenotare per queste meravigliose visite. Chiaro, ti faccio una precisazione: non è necessaria la prenotazione, nel Fantastico. Senso che riusciamo a gestire i flussi con grande tranquillità, magari c'è da
fare una piccola coda 5-10 minuti, che ci sta, facciamo due chiacchiere con l'amico, con la fidanzata, col marito, e però appunto come dici tu, siccome abbiamo un contingentamento degli ingressi per non creare sovraffollamento all'interno di Palazzo Martinengo e Museo Diocesano, garantiamo comunque un accesso assolutamente regolare. Se volessimo avere il cataloghi prima di venire a vedere le mostre, come possiamo fare? Allora, si trovano nella maggior parte delle librerie, perché l'editore è un editore nazionale, Silvana Editoriale, quindi che ha una distribuzione molto capillare. Oggi i libri si comprano molto facilmente online e arrivano appunto a casa in pochi giorni, anche se io confesso preferisco sempre andare in libreria, toccare la carta, guardare i colori e dopo comprare, oppure si passa al bookshop della mostra, che è accessibile anche non necessariamente entrando e pagando il biglietto della mostra, si compra il libro e poi appunto si ritorna quando si vuole a visitare l'esposizione. Allora io ve lo consiglio caldamente, fatevi un bel viaggio con Donne nell'Arte e Sacro al Femminile. Io ringrazio Davide Dotti perché questa bella chiacchierata sono sicura che avrà incuriosito tanti e avrà dato l'opportunità a tanti di comprendere al meglio cosa sono questi cataloghi famosi delle mostre, e soprattutto vi avrà incuriosito e non mancherete di andare a vedere queste due mostre meravigliose. Grazie infinite per l'ascolto, per essere stato con noi oggi, per la pazienza, perché so che tu sei per veramente il piacere. Troppo carino sempre, e io mi riservo una promessa. Sì. Tu sei un curatore di mostre, non è che starai con le mani in mano, ne avrai altre. Almeno 3 o 4 che sono lì, che stanno cucinando lentamente nel penzolone. Sono pronte, quasi pronte. Sì, diciamo. Appena è tutto pronto, noi ti aspettiamo di nuovo qui. Con piacere. Ti raccontiamo magari qualcosa di più nel dettaglio e ti svegliamo anche qualche segreto. I segreti bisogna stare attenti a svelarli, però sicuramente prometto che sarete tra i primi a sapere i prossimi work in progress. Fantastico, grazie di cuore. Grazie a te.